Sotto gli occhi del patron Davide Ciaccia e dell'amministratore delegato Chierchia, un Teramo stoico espugna con merito per 3-0 il Mannucci, rispondendo sul campo alle critiche dopo il 4-0 di Carrara, ma anche a 10 giorni terribili. E questo lo spirito con cui interpretare il campionato da qui al termine della stagione. E da domani il pensiero sarà alla gara del Bonolis con l'Ancona Matelica. Guidi manda in campo la sua squadra con il 4-3-3, ben 8 gli assenti in casa abruzzese. I toscani rispondono con il 3-5-2, al primo minuto subito pericolosi i padroni di casa con Benedetti che in area calcia di prima intenzione, mettendo però il pallone di poco al lato. Al terzo Matteucci di testa mette invece il pallone alle spalle di Perucchini, con il direttore di gara che annulla per fuorigioco. Avvio veemente dei locali, visto che al sesto c'è un contatto in area teramana fra Rosso e Matteucci, con il direttore di gara che lascia proseguire fra le proteste dei padroni di casa. Avvio difficoltoso per il Teramo, che si vede al settimo con un tiro centrale di Malotti. Il pressing della squadra di Marraia crea problemi alla formazione teramana, con Magnaghi che al 18esimo, dopo una respinta di Perucchini su tiro di Benedetti, mette la sfera in rete, a gioco però già fermo per posizione irregolare dell'avanti tirrenico. Partita in mano al Pontedera con il Teramo in difesa, e che però al 29esimo trova il gol del vantaggio con il colpo di testa di Rosso, che beffa Angeletti con la palla che supera la linea bianca per il gol dell'1-0 in favore dei biancorossi. Fanno festa i tifosi teramani, che poi esultano ancora dopo due minuti quando arriva l'autorete di Sciba, che regala così il gol del 2-0 al Teramo. Squadra di Guidi in doppio vantaggio, con il Pontedera costretto ora a rincorrere dopo un buon avvio di partita. Al 34esimo Benedetti per i padroni di casa ci prova a riaprire la partita, ma in aria si gira bene calciando di pochissimo fuori. Ora però locali nervosi e Teramo che si fa vedere in contropiede in un paio di occasioni in maniera minacciosa. Il primo tempo termina però senza altri sussulti, con il risultato di 0-2. Nella ripresa al terzo minuto Benedetti in area allarga troppo il compasso con il suo diagonale, che fa terminare il pallone al lato. All'11esimo arriva il tris biancorosso con la rete di Soprano, che di testa in area salta più in alto di tutti, beffando ancora Angeletti per il 3-0 degli ospiti, che ipotecano così la vittoria. Non credono i loro occhi gli impagabili tifosi aprutini giunti in terra toscana. La gara diventa molto spezzettata, con Guidi che al 18esimo manda in campo Pinto per Bellucci. Trascorrono i minuti con la squadra abruzzese, che non rischia nulla fino al 31esimo con Marianelli, che per i padroni di casa dei 20 metri mette il pallone al lato. Si arriva così nella parte finale della partita con Anzio Osmanovic, che al 33esimo sfiora il poker dalla distanza. Al 35esimo terzo gol annullato ai locali a Benericetti, con il pallone che in precedenza aveva superato sul cross la linea bianca. Al Teramo va benone così, e ad Arrigoni e compagni, che soprattutto nel finale hanno anche la forza di sfiorare il 4-0 con il salvataggio al 42esimo del portiere di casa. Poi il rigore parato da Perucchini a Magnaghi al 92esimo e la festa con i tifosi biancorossi ad abbracciare i propri beniamini. Per il Teramo è iniziato forse un nuovo campionato.